Ragazzi, buongiorno, benvenuti. Dove sono? Sono da Pogliani per parlare di usato. C'è una marea di moto e di scooter che vi aspetta. E allora, cosa aspettiamo? Partiamo. Cominciamo con una Keyway, una 125, una RKF con pochi chilometri, 4.800, offerta a 2.000 euro, colore molto giovane, molto brillante, molto molto interessante. Royal Enfield, uno dei marchi rappresentati dal gruppo Pogliani. Qui abbiamo una Interceptor 650, moto con 21.000 km percorsi e 5.300 euro il prezzo. Moto assolutamente in perfette condizioni, veramente una cartolina. Un'altra moto che è un grande classico, è un classico di casa Kawasaki, per cui una moto giapponese. È già la motorizzazione 800, è la V800 con 27.000 km, anche lei impeccabile nella sua colorazione molto tipica, bello scarico col tromboncino, 5.600 euro. Torniamo su Royal Enfield con una moto, un gran classico di questa casa, rappresentata, come vi dicevo prima, da Pogliani anche per le moto nuove. Questa è una Bullet 500 Classic con 18.000 km all'attivo e il prezzo di 3.000 euro, per cui veramente una moto molto molto carina, veramente un super classico a una cifra più o meno il costo di una bicicletta elettrica. Ancora Royal con un'altra Interceptor 650, questa a 1.300 km, praticamente la moto è assolutamente nuova. Il prezzo è 5.500 euro in questo colore arancione, molto molto carino, con anche in dotazione due borsettine e un piccolo parabrezzino. Ancora Royal, in questo caso la Himalayan, Scram 411 ABS, moto con 2.400 km. E parliamo di 4.200 euro di prezzo. Andiamo in una zona ancora dedicata ai ragazzini, con due moto che interpretano uno stile molto particolare, un moto per essere un po' diversi da tutto il resto del branco. La prima è una Brixton, quella a destra, una Cromwell 125 CBS con 6.300 km, 2.300 euro, moto veramente molto divertente, già con il portapacchi, con la ruota tassellata, ma il giusto per poter usare anche sull'asfalto. E l'altra invece è una Mesh, una classica Mesh Cafe Racer 125 con 1.700 km all'attivo e 2.300 euro il prezzo. Questa è una moto invece da fuoristrada, una TM con un motore 300 due tempi, trattativa riservata, per cui non so darvi maggiori indicazioni. Andiamo in una zona dedicata ai tre ruote, sempre un prodotto di grande attrattiva per chi fa veramente del commuting urbano e comunque un utilizzo più sicuro, diciamo, delle due ruote. Questo è un MP3 con 10.000 km all'attivo, già un parabrezza molto, molto profondo. Il motore è un 3 350 e il prezzo 7.200 euro. Per qualcuno invece che vuole un mezzo per spendere anche qualcosa in meno, sempre con il 300, un MP3 LT con 32.000 km all'attivo e 2.900 euro di prezzo, già con la sua copertina in dotazione di serie. Giriamoci nella zona degli scooter con un SIM, iniziamo un SIM 50 con 1.600 km all'attivo, 1.900 euro il prezzo. Guardate che carino questo Zip, invece già col suo parabrezzino. Questo è uno scooterino veramente per muoversi in città, ideale, straordinariamente ideale. A 1.100 km all'attivo, parabrezza alto a prova anche di energumeni alti e grossi come me, per cui 1.100 km all'attivo e 1.800 euro il prezzo. Andiamo su un Kinko People 150S con 4.000 km, 4.800 km a 2.400 euro. Andiamo oltre, vedo un altro Kinko, qui è un People 150BS con 13.000 km, per cui è assolutamente molto fresco. Sono la stessa colorazione, anche la stessa sella, questi due scooter uno di fianco all'altro, 2.600 euro. Il Beverly, questo è un Colossus 500 Cruiser anniversario con 47.000 km all'attivo, 2.300 euro, garanzia chiaramente 12 mesi. Ancora Piaggio Beverly 350 Sport Tourer con 25.000 km all'attivo, 2.600 euro. 3.300 euro invece per questo Kinko Agility 300 con 27.000 km.
andiamo poi invece su degli scooter più grossi come cilindrata. Questo abbiamo un Kinco Exciting 400, veramente uno scooter super moderno e chiaramente molto più aggressivo dei classici scooter da città e basta. Qui si può fare sicuramente anche del turismo. 13.000 km percorsi, 5.000 euro il prezzo. Di fianco abbiamo un BMW, un bello scooter, sempre molto moderno, che richiama un po' lo stile anche delle moto, delle GS da entro fuoristrada di casa BMW. Questo è un 400 XABS con 11.000 km, il prezzo 6.800 euro. Di fianco al BMW c'è un Honda, un altro scooter meraviglioso che ricorda molto una moto, anche come utilizzo. È un Forza 750 Travel ABS, una moto con 23.000 km all'attivo e il prezzo è di 10.400 euro, chiaramente con il tris di borse che vedete già installato. Andiamo su un SIM, questo è un SIM 500, un Maxim, motore poderoso con 8.600 km, 7.500 euro. Suzuki Burgman è un altro scooter che ha fatto la storia, un altro scooter a cui piace viaggiare, non solo girare in città, specchietti che si possono richiudere elettricamente, è il 650, per cui è l'incrociatore di casa Suzuki, con 35.000 km proposto a 5.200 euro. Casa Yamaha con il sogno di tutti, il T-Max 560 ABS con 10.000 e 700 km all'attivo, 11.800 euro il prezzo. Faccio questa zona di moto naked e non solo, per poi tornare indietro perché sono altri veicoli che voglio farvi vedere. Questa è una Honda Hornet del 2011 con 36.000 km, 4.900 euro. Parliamo sempre di moto con tutte con garanzia 12 mesi valida in tutta Europa. Zontes 310 con 6.200 km, 3.600 euro. Molto bello anche il colore. Spero riusciate a percepirlo. Molto molto bello anche lo scarico. Qui abbiamo una MV Agusta, una brutale 990 con 12.000 km a 5.900 euro. Anche questa è una vera cartolina. Di fianco Ducati Monster 696 Plus, 37.000 km, moto del luglio 2008, 4.600 euro. Andiamo a vedere delle Verdone, e quando parliamo di Verdone parliamo di Kawasaki. Qui abbiamo una Z900 ABS modellier 22, 35 kW, per cui valida anche per patente A2, 900 di cilindrata, 16.000 km all'attivo, 8.000 il prezzo. Guardate che bella anche questa Z900 ABS con pochi chilometri, 19.000, moto del giugno 2018, 6.900 euro. Vediamo Ninja nella colorazione iconica, è una 650 ABS, anche lei immatricolata 35 kW. 18.000 km a 6.000 euro. Avevo detto che prima di andare nelle zone delle maxi enduro volevo farvi vedere qualche altra moto molto dallo stile molto marcato e parliamo di Triumph perché è un altro dei marchi rappresentato dal gruppo Pogliani. Partiamo con questa Speed Twin 1200 ABS con 3.400 km, per cui moto praticamente nuova, a 10.900 euro. Guardate che bella questa Scrambler, è una moto 900 di cilindrata con 8.900 km a 7.490 euro. Anche questa è una Scrambler, Street Scrambler con 3.500 km a 7.390 euro. Qui abbiamo invece una delle bombarde di casa Triumph, Street Triple ABS con quanti chilometri? 41.000 a 6.200 euro. Triumph Trident con il motore 660, moto che ha percorso 196 km, quindi praticamente nuova, 8.000 euro. Di fianco una Husqvarna e una Veetpilen 400 ABS, anche lei con pochi chilometri, solo 10.000, 4.200 euro. Di fianco a lei la Svartpilen 125, sempre di casa Husqvarna, con 7.700 km, scusate, a 3.800 euro. Per chi cerca la Guzzi, eccole qui, una V7 3 Stone, 7,5 chiaramente, 11.000 km a 6.500 euro quella rossa. Questa invece è una V7 Stone ABS del 2022, già motorizzazione 850, 14.000 km a 7.900 euro. Come 7.900 euro costa questa V7 3 Stone, sempre 8,5, 9.100 km.
percorsi a 7.900 euro. Scrambler Ducati, parliamo della Desert Sled con il motore 800, 7.900 km, 8.800 euro. Casa Guzzi con la regina di Casa Guzzi e la Vicento S con 2.400 km, il motore chiaramente è il 1000, già dotata di borse, sella marrone, molto molto bella questa finitura, questa colorazione, 16.000 euro il prezzo richiesto. V85 TT ABS, un classico di Casa Guzzi, da poco è stata rinnovata, ma questa versione è ancora molto ricercata dagli appassionati. Con 11.000 km la potete avere a 9.900 euro. Questa a 9.200 euro, quella che abbiamo fatto vedere prima, alle borse. Questa invece no, a 11.000 km all'attivo e 9.200 euro il prezzo. Qui andiamo su dei bombardoni di casa Aprilia. Abbiamo questa Tuono V4 Factory 1100 con 9.000 km percorsi. Stupenda, a 16.000 euro è il prezzo a cui potete portarla a casa. E di fianco invece una Tuono 660 ABS con 2.200 km, avete capito bene, 2.200 km, a 8.400 euro. Mi giro per favorire l'inquadratura di questa BMW S1000R, moto con 31.000 km del marzo 2015, proposta a 9.500 euro, chiaramente garanzia 12 mesi valida in tutta Europa. Andiamo su una Yamaha, questo è un Super Tenere XT1200 con 21.000 km all'attivo, moto già dotata dei portapacchi sia per il bauletto che degli attacchi per le valigie, paramotore, faretti di profondità, insomma tutto quello che serve per andare a affrontare il deserto, 8.900 euro. Guardate che meraviglia questa Ducati con la colorazione Lucky Explorer, ma credo sia stata già giudicata perché è stato tolto il cartellino, ve la faccio vedere e basta. Di fianco a lei gli Strom Suzuki 650 ABS, moto con soli 8.900 km, veramente praticamente nuova, proposta a 7.900 euro. Di fianco a lei un altro classico di chi vuole una moto stracomoda per farci veramente tutto, in questo caso già dotata di una coppia di borse e la piastra per il baulettone, è una Versys 1006 Tourer Plus ABS con 30.000 km, proposta a 11.100 euro. Qui abbiamo una Yamaha Tracer 9 GT, anche lei già completa del tris di borse, valigette, valigie, chi più ne ha più ne metta. Chiaramente qui vedete una colorazione stupenda che piace agli appassionati come me delle Lotus, dei Formula 1, di Andretti, eccetera, eccetera, perché ci sono tutte le finiture oro su colorazione nera. Poi la dotazione la vedete, insomma, con i faretti, il paramotore, le borse, il bauletto, l'abbiamo già detto, paramani. Una moto super completa con soli 2.600 km all'attivo e questo fa la differenza. Parliamo di 14.490 euro. Guardate che bella invece la Versys Grand Tour in colorazione verde, per cui abbiamo le due opzioni, sia quella grigia che vi ho fatto vedere prima, che questa invece in colorazione tradizionale Kawasaki, verde e nero, stupenda. Questa moto ha 47.000 km all'attivo, a giugno 2018, viene proposta 8.900 euro, chiaramente con la garanzia. Qui abbiamo invece una Honda NC 700 XABS con 37.000 km, moto proposta a 4.700 euro. Mi giro per andare a trovare un'altra Triumph, qui parliamo di una Tiger 800 ABS con 37.000 km. Il prezzo 6.300 euro. Una Voge, andiamo a parlare di una cilindrata 300, per cui una moto leggera, agile, scattante anche per essere utilizzata in città, già la piastra per il bauletto, per cui veramente si può usare anche per lavorare. È una moto che ha soli 6.900 km all'attivo e viene 3.200 euro. Chiudiamo questo lato con una Benelli, la classica Benelli che ha fatto la voce grossa nel mercato fino a anzi, probabilmente ancora la moto più venduta in Italia, 4.900 euro, questa a 9.600 km ha già la piastra per il bauletto, 9.600 km, 4.900 euro. Chiudo la rassegna con queste moto giganti, ce n'è una che praticamente mi fa impazzire, che è quella di fianco a questa Guzzi, non che questa California non sia bella, è strepitosa, è la 1400, questa ha percorso 15.000 km e viene 12.900 euro con lo schienale per il passeggero e la coppia di borse. Questa è una moto che adoro e secondo me non dovete farvi scappare perché
Così con le borse e il bauletto posteriore, questa CB1100 ABS vi può portare ovunque. È una moto che ha percorso 22.000 km, che per una Honda è come aver iniziato il rodaggio, ed è proposta a 5.800 euro ed è un prezzo veramente incredibile. Harley Davidson, la Sportster XR 1200, questa è una moto difficilissima da trovare sul mercato dell'usato, in queste condizioni ancora di più, una moto che ha soli 9.000 km e viene proposta a 8.000 euro. Andiamo ancora in casa Harley Davidson per una di quelle delle piccoline, diciamo che in realtà è il motore è il 1200, è la Roadster XL 1200 ABS, con pochissimi chilometri, 19.000, viene proposta a 11.000 euro, condizioni assolutamente spettacolari. Guardate che bella questa Suzuki GSX, già dotata di borse, moto pronta per viaggiare, con soli 20.000 km all'attivo. È una moto proposta a 12.000 euro. E chiudo definitivamente, invitandovi poi a guardare il sito di Pogliani, con questa Brixton molto carina. È una 500, però una moto, una Street Fighter, una moto giusta per Milano, sicuramente accattivante, a 423 km, non 423.000, 423, proposta a 5.000 euro. Ragazzi, questo è il Megastore Pogliani, una parte, perché poi sono tutte le zone dedicate alle varie concessionarie, ma se cercate l'usato, lo cercate, lo trovate anche sul sito, aggiornato quotidianamente, e per tutto il resto delle informazioni il sito è a vostra disposizione. Dal Bob, dal gruppo Pogliani, un caro saluto. Ciao ragazzi!